Un fan oggi, giovedì 9 luglio, mi ha fermato, mi ha riconosciuto e si è fermato con me. Però questo fan non mi ha richiesto una foto, ok? Ecco, io oggi vi informo di questo. Questo ragazzo che si chiama Jacopo, ciao Jacopo, ha 19 anni di età, è un gigante, nel senso che è molto alto. Mi ha riconosciuto, era in compagnia dei due fratelli, piccoli bambini. Io pensavo che addirittura fosse più grande di età, ok? Invece mi ha fermato, mi ha detto: piacere, mi chiamo Jacopo, vedo i tuoi video. Come mi ha fermato? Non mi ha detto: ma per caso sei conosciuto italiano? Mi ha detto: sei Leandro? Io ho risposto: sì, piacere, io sono Jacopo, sono uno che ti segue su YouTube. È stato un ragazzo gentilissimo, ok? Abbiamo parlato di più e del meno, mi ha detto che segue me come YouTuber, segue sia il canale Conosciuto Italiano che anche l'altro che è narratore italiano. Questo ragazzo abita ovviamente qui a Roma, vicino a me, come zona, dista tra me e lui forse 1,5 km, non di più, e che segue i miei video perché comunque gli piacciono. Mi ha detto che le mie imitazioni gli piacciono molto, sono divertenti, sono simpatiche, ma al tempo stesso guarda i miei video che lo aiutano e non poco a capire la società. Mi ha detto anche che guarda spesso e volentieri le live che faccio e questo per me è motivo di gioia. Ma cosa è accaduto oggi? Io stavo lì, erano le 13 circa, io stavo aspettando di entrare nella sede dove vado a prendere i soldi dopo che svolgo la giornata di volantinaggio. Io volo volantino 2 volte a settimana, ricordo, e non 5 giorni su, non 6 giorni o 7 o 5 su 7, ok? No, solo 2 volte a settimana, quindi prendo molto poco a livello economico, va bene? Stavo aspettando di poter entrare perché, come sapete bene, ci sono norme Covid da rispettare. C'era già un cliente dentro, dovevo prendere i soldi e poi andare via. Così stavo aspettando, questo ragazzo è arrivato lì vicino alla sede dove vado a prendere i soldi, c'è cioè una ferma dell'autobus, in compagnia dei suoi fratelli. All'inizio è passato un po' di tempo perché l'ho visto subito quando è arrivato, ok? Però chiaramente non lo conoscevo. Poi dopo 5-6 minuti mi ha osservato bene, ho notato che i suoi occhi sono arrivati ai miei e mi ha detto: ma sei Leandro per caso? Ho detto sì, ah, piacere, mi chiamo Jacopo, sono un tuo follower di YouTube. Io ho chiesto: ma per caso sei Jacopo Mencarelli, che è un ragazzo che mi segue su YouTube? E lui mi ha risposto: no, guarda, non sono io. Ti seguo qua su YouTube, mi piace vederti, guardo ogni tanto le live che vai a fare qua sul tubo, piacere, molto piacere, e però è più di meno, ok? Ha osservato questo fan, questo ragazzo, che noi non sono molto alto, cioè mi ha detto: pensavo che fossi più alto rispetto a come sei da vivo, ok? Ovviamente non è una cosa brutta, non è una cosa sgradevole, non è un'offesa per me, ok? Ci può stare, io ricordo che sono 183 cm. Ed in effetti non sono alto, ok? Cioè io vedo ragazzi che sono di età inferiore alla mia, che sono più alti di me, ok? Questo lo trovo assurdo, però è questa la realtà dei fatti. Non è che posso arrivare, non è che posso dire vorrei arrivare a 180, 100, cioè 190, ok? Mi devo accontentare di questi 183 cm, che a mio avviso sono molto pochi, ok? Questo ragazzo comunque mi ha dato una buona impressione, è stato molto serio, molto in gamba, e voglio chiudere una eventuale polemica che potrebbe esserci, che qualcuno potrebbe dire: ah, ma ti fermano e ti prendono in giro, ti prendono per il culo, caro Leandro. No, purtroppo no, mi dispiace se tu pensi questo, perché io me ne accorgo subito se mi prendono per il culo, se mi prendono in giro, se mi prendono per i fondelli, ok? Questo ragazzo, come anche tutti gli altri fan che fino ad oggi mi hanno fermato, e sono tanti, già siamo intorno ai 6-7 fan, per me è un bel numero, ok? Mi hanno fermato e non mi hanno perculato, non mi hanno preso in giro, non mi hanno detto frasi stupide, no, tutti tranquilli, sereni, per bene, ragazzi tutti umili, non mi hanno fatto battutine stupide o battute da prima elementare, no, tutti seri, tutti mi hanno detto: io ti apprezzo perché sei un bravissimo YouTuber, sei in gamba, apprezzo il tuo operato. Quindi, come vedete, la chiamiamola dietrologia, il pensar male, è qualcosa di sbagliato. Anticamente Andreotti diceva: pensar male è sbagliato, se non erro. Ecco, quindi io vi dico, quando mi incontrate per la strada, mi vedete come sono, un ragazzo per bene, umile, buono, in gamba, intelligente, credo, mi auguro, una persona comunque che sa
sa stare con gli altri, che sa mettere gli altri in condizione di non provare il disagio. Questa è una cosa bella. E questa me l'ha riconosciuta anche questo fan. Lui mi ha detto, non è che mi ha detto, ora mi ha fatto capire che sono in grado di fare questo. E questa cosa me l'ha riconosciuta anche l'amico Porfo 90, Andrea, quando in quei tempi lo frequentai, lui mi disse, guarda Leandro, devi sapere che sei un ragazzo che sa far mettere, cioè sa far stare a proprio agio le persone. E questa è una cosa che io reputo bella, buona, positiva di me, perché significa che sono una persona che vale oro quanto pesa. Detto ciò, grazie, vi ringrazio per l'ascolto e per la visione di questo video di oggi. Vi chiedo di iscrivervi al canale Conoscitore Italiano. Darmi le vostre opinioni, come vedete il fan è stato molto bravo, molto gentile, molto educato, molto rispettoso e mi ha lasciato un bel ricordo, un ricordo che mi porterò dietro usque mortem fino alla morte. Grazie, iscrivetevi al canale, una buona serata a voi, una buonanotte a voi.